Ehi là tutti raga e benvenuti sempre sul canale di PokeShiny. Come promesso oggi vi porto l'apertura del box di Sole e Luna Invasione Scarlatta. Beccatevi anche questi di Invasione Scarlatta nuovi. Ok, allora, ecco qui il box che ancora ha il cellophane. Io come al solito lo lascio sempre, poi faccio sempre il famoso buco per aiutarmi ad aprire. Ecco qui, a togliere la carta, la mettiamo di qua così poi la buttiamo. Ok, allora faccio vedere come al solito il box. Ecco si legge così, vi mettete pausa se volete leggerlo. E poi sopra abbiamo, yes, andiamo. 36 pacchetti in italiano, dai! Non so quante parti farò, raga, vediamo quanti ne esco. Quante ne escono. Scusate un po' per la voce un po', ma sono un po' raffreddato, sono leggermente raffreddato e quindi vabbè. Comunque, iniziamo. Non vi leggo tutte le carte, tanto non ce n'è bisogno, le leggete voi. Siamo già alla reverse, gorgeous reverse. Perfetto. Apriamo con le famose lollosità. Dividiamo già queste cose perché sennò poi devo impazzire per dividere le carte. Veramente esaurire e non ho tempo, il mio tempo è limitato, infatti ve l'ho portato un po' in ritardo all'apertura perché solo adesso sono riuscito a fare il video, cioè il box ce l'ho già da 3-4 giorni, però non ho avuto proprio tempo. Pikachu Reverse e Wigglytuff raro. Wigglytuff incazzato, oh, che è peggio di uno scioglilingua. Andiamo avanti. Junkmoo, dai. Tanto a noi ci interessano le rare. Comune, non comune, ormai sono viste, straviste, strariviste. Però sono riuscito a salvare solo due pacchetti. Cioè con due artwork. Al momento. Ve l'ho detto che quando si riesce si salvano solo precisi artwork. Vediamo un po'. Un Astelgor reverse e un Houndoom raro. I box, devo dire la verità, non contengono un granché. Ho visto che hanno, rispetto ad altri set, una maggiore probabilità di trovare le fuoriserie, però hanno meno roba degli altri set, quindi Milotic Holo, ah, Houndoom era reverse, mica me ne sono accorto, e Houndoom era reverse. E niente, stavo dicendo che mentre le altre volte consigliavo sempre di prendere il box, adesso vi consiglio di prendere i pacchetti in edicola. Perché i pacchetti in edicola hanno più roba di dei box. L'unico set è perché solitamente è il contrario. Però in questo caso è così. Anche se trovassi due fuoriserie non mi dispiacerebbe, dai.
Miltank Reverse, Mammoth Wine Rare. Questi pacchetti ho perso già una marea e non ho avuto niente, solo una holo. Quest'ora in altri box avrei trovato già quasi due ultra rare. È allucinante. E vabbè. Quindi prendete i pacchetti delle edicole. Bannerby. E sto Registeel che c'è anche un prodotto. Il Kaiser. E a quanto pare ancora niente. Ve l'ho detto, già a quest'ora. Gowat, Raro Reverse e Altaria. Via. Oh, mi sembra di aver visto qualcosa. Meno male. Almeno. Samina. Oranguru, raro, reverse, Cartana GX, la 70 su 111. E fuego. Bah, insomma. Devo dire al gran lunga la fuoriserie a sto punto. Però come dico sempre, per la collezione servono tutti, quindi Geodude Reverse, Airai e Koraichu Holo, che già lo metto di qua perché già so che ce l'ho. Ho usato 50 volte. Direi decisamente ce l'ho. Allora, questo lo mettiamo lì qua, aspettate un attimo, ok. Cioè, mo volete dire che nella prima colonna ci stava solo Cartana GX. Regigigas, raro reverse, e Camerupt, raro. Cioè veramente lo volo dal balcone se... Se davvero ci trovo solo quella nella prima colonna, dai. Non è possibile, non credo. Pikachu, Geodude, Mr. Emus. Ah, Dino Reverso non si vedeva e Miss Magnus. Bene, qua la colonna si fa sempre più ristretta e non vedo ancora niente di buono. Questo è l'ultimo pacchetto di scusate la voce, di questo primo, questa prima parte. Vediamo. Niente. Allora ragazzi, vi aspetto per la seconda.